Grazie Presidente. Permettetemi prima di intervenire di manifestare a nome del gruppo della Lega, di tutti i parlamentari del movimento che rappresento, la solidarietà del nostro movimento nei confronti di un imprenditore della provincia di Bergamo. Si chiama Antonio Monella, che proprio in questi giorni è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 6 anni e 2 mesi di carcere e a un risarcimento di 150.000 euro per aver difeso, per aver esercitato il diritto di legittima difesa nei confronti di una banda di criminali che sono entrati all'interno della propria abitazione. Questo imprenditore è una persona onesta, una persona per bene, per difendere se stesso, per difendere l'incolumità propria e della propria famiglia, è stato condannato a 6 anni di carcere e oggi rischia di finire in carcere. Ebbene, noi tuteliamo le vittime dei reati, coloro i quali subiscono i reati, però noi tuteliamo anche quelle persone che per difendere se stesse, per difendere la propria famiglia da chi commette reati all'interno delle proprie abitazioni, poi rischia e viene condannato per il reato di omicidio volontario. Noi quindi esprimiamo solidarietà, vicinanza a questo imprenditore. La Lega, insieme anche ad altre forze politiche sul territorio, ha chiesto al Capo dello Stato, ed è questo il vero messaggio che noi mandiamo in questo momento in cui stiamo discutendo del messaggio del Capo dello Stato, siamo noi che lanciamo un messaggio al Capo dello Stato per chiedere la grazia a questo imprenditore e mi auguro che da parte del Governo, da parte del Ministro, da parte del Vice Ministro Costa ci sia vicinanza, solidarietà e sostegno a questa proposta della Lega, perché noi stiamo sempre dalla parte delle vittime, dalla parte di Abele e non con Caino, come abbiamo sentito invece dai dibattiti che abbiamo appena ascoltato. Da parte nostra non c'è demagogia, non c'è populismo, ma c'è del sano realismo. E questo lo dico perché cambiano i governi, sono cambiati negli ultimi 3 anni 3 governi, sono cambiati 3 presidenti del Consiglio, sono cambiati i ministri, sono cambiati i sottosegretari, però notiamo, e notiamo anche alla luce dei pareri che sono stati dati a queste risoluzioni, che l'atteggiamento della maggioranza e l'atteggiamento di questo Parlamento non cambia. Per questo Parlamento e per questo Governo la priorità è rappresentata dagli svuotacarceri, è rappresentata dagli indulti mascherati, è rappresentata dalla necessità di garantire e tutelare i diritti di coloro i quali sono in carcere e se sono in carcere perché hanno commesso reati e se la legge prevede il carcere come sanzione per questi reati, è giusto che in carcere ci siano e questo Parlamento invece dimostra assoluto menefreghismo e assoluta dimenticanza invece nei confronti di coloro i quali i reati li subiscono, ovvero le vittime dei reati. Ci pensiamo noi della Lega a dare voce, a dare solidarietà, a dare vicinanza alle persone per bene, alle persone oneste che subiscono i reati. Dicevo che sono 10 mesi. 10 mesi che in quest'Aula parliamo di indulti mascherati, parliamo di svuotacarceri, 4 svuotacarceri, di migliaia di detenuti, migliaia di criminali, migliaia di delinquenti che grazie alle vostre leggi vergognose sono stati rimessi in libertà. Quindi 10 mesi a parlare di carceri, ma 0 minuti, 0 secondi a parlare di sicurezza, a parlare di ordine pubblico. E noi questo lo chiediamo. Lo pretendiamo, pretendiamo che si parli di sicurezza, pretendiamo che si parli, si difendano non i criminali, non coloro i quali i reati li commettono, ma ad esempio le nostre forze dell'ordine, la nostra polizia, i nostri carabinieri, coloro i quali con difficoltà e sacrificio garantiscono ai cittadini sul territorio la sicurezza e l'ordine pubblico. E quindi continuate a pensare, continuate a fare leggi per tutelare i 60.000 che stanno dentro e vi dimenticate invece dei 60 milioni cittadini italiani che stanno fuori dal carcere, persone oneste che rispettano la legge, che si comportano con rigore. È a loro che noi invece dovremmo pensare. Noi della Lega lo facciamo, voi del Partito Democratico, voi del governo, neogoverno, non lo fa e temiamo che non ha intenzione di farla. Quindi per noi viene prima la sicurezza. Viene prima la sicurezza e l'ordine pubblico. E lo diciamo soprattutto in questo momento, quando è
prossimo ad essere approvato sulla falsa, sulla logica della spending review, sulla logica dei tagli, dei piani di razionalizzazione dei presidi di legalità presenti sul territorio. Ci sono dei piani presso il Ministero dell'Interno per tagliare 267 presidi di legalità, per tagliare i commissariati, per tagliare i presidi della polizia postale, della polizia stradale, della polizia ferroviaria, della squadra nautica, ad esempio a Como. Quindi nel momento in cui c'è bisogno di maggiore sicurezza, c'è bisogno di maggiore richiesta di sicurezza. Noi siamo in un paese dove assistiamo a un furto in abitazione ogni minuto, dove i reati, soprattutto i reati predatori, i furti, le rapine, le estorsioni sono un netto aumento. Nella mia provincia, in provincia di Como, nel 2013 i furti sono aumentati del 113%, a Milano del 30%, a Bologna del 29%. I cittadini hanno bisogno, chiedono maggiore sicurezza, ma la possibilità di poter vivere all'interno delle proprie abitazioni, all'interno del proprio nucleo familiare con serenità e tranquillità. I sindaci esasperati, c'è un senso di esasperazione, di incapacità da parte dei sindaci di poter garantire sul proprio territorio e ai propri cittadini quei livelli minimi di sicurezza. I sindaci vorrebbero assumere maggiore forze dell'ordine, vorrebbero assumere nuovi vigili urbani, ma non lo possono fare per il patto scellerato, il patto di stupidità che impone loro di poter fare investimenti per la sicurezza. Volete, c'è un piano del governo per poter tagliare non solo 267 commissariati di polizia, ma anche per chiudere 200 caserme dei carabinieri. E la risposta del governo di prima, la risposta del governo Monti, la risposta del governo Letta, la risposta del governo Renzi. Nel discorso del presidente Renzi non abbiamo sentito una volta citare il tema della sicurezza, non abbiamo sentito una volta citare il tema, il problema, il fenomeno dell'immigrazione clandestina, non abbiamo sentito citare una volta il tema della necessità di garantire alle nostre forze dell'ordine più mezzi, più strumenti, più risorse per poter adempiere meglio e in condizioni migliori e garantire la sicurezza ai nostri cittadini. Non avete parlato, non avete citato il tema della sicurezza, e la risposta del governo qual è? Continuare a chiedere svuota carceri, continuare ad approvare svuota carceri, addirittura arrivare a chiedere, come la risoluzione presentata dalla maggioranza, a cui il governo ha dato il proprio assenso, addirittura spingersi fino all'indulto mascherato. Ci dite che non ci sono i soldi per le forze dell'ordine, non ci sono i soldi per i nostri agenti, però trovate 15 euro da dare ad ogni immigrato clandestino per le ricariche telefoniche. Non ci sono risorse per la sicurezza, per garantire sicurezza ai cittadini, però i soldi per le ricariche telefoniche non ai migranti, non ai profughi, ma agli immigrati clandestini li trovate. Non ci sono le risorse per i nostri sindaci per garantire sicurezza, non ci sono risorse per le divise, per le autovetture delle forze di polizia, però avevate trovato 100 euro di risarcimento per ogni detenuto in carcere e trovate i soldi per gli sgravi fiscali alle imprese che assumono detenuti o ex detenuti. Come se in un momento in cui abbiamo una crisi economica e una disoccupazione giovanile oltre al 42%, una disoccupazione generale quasi al 13%, essere stato detenuto o essere detenuto è un requisito in più per poter avere lavoro. Vi dovete vergognare. Sono 10 mesi che la Lega vi dice che non è con gli svuota carceri, non è con gli indulti mascherati, non è con le depenalizzazioni, non è con le liberazioni anticipate speciali, un vero indulto. Anche magistrati che lottano contro la criminalità organizzata, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, vi hanno fatto notare che i vostri provvedimenti sono dei veri e propri indulti. Concludo, Presidente, la Lega dice 3 cose. Faremo le barricate, faremo qualunque tipo di battaglia politica nell'aula parlamentare e fuori per bloccare qualunque provvedimento di indulto, qualunque provvedimento di amnistia, qualunque atto di clemenza generalizzata nei confronti di chi commette reati. Le soluzioni, Vice Ministro Costa, per affrontare e risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri: spendere i soldi
che sono previsti nel piano carceri che tra l'altro fece all'epoca quando lei era in maggioranza con noi della Lega e ministro era allora l'attuale ministro dell'interno, allora ministro della giustizia Angelino Alfano. Spendiamo i soldi per fare le carceri, per costruire nuove carceri, per incrementare le carceri che ci sono e poi facciamo scontare ai 21.000 detenuti stranieri la pena nel proprio paese d'origine. La Lega sull'indulto mascherato, come ha fatto col governo Monti, come ha fatto col governo Letta, lo farà anche col governo Renzi, sarà battaglia su tutti i fronti. Grazie.